We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Buongiorno cari amici, benvenuti sempre qui in nostra compagnia e spero vi faccia piacere nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Una puntata che oggi voglio dedicare, almeno nella prima parte, poi avremo un'altra ospite, quindi non mancate anche la seconda parte, la voglio dedicare al teatro. È una materia che io amo moltissimo perché il teatro è un'arte, no? Che ci fa sognare e che, insomma, dobbiamo un po' anche toglierci la pigrizia, non mi veniva, no? Spigrirci, insomma, non so se si possa dire, perché spesso diciamo che lo amiamo ma non andiamo così tanto a teatro come dovrebbe essere. Allora vi presento subito il nostro ospite di oggi, è Leonardo Mello, curatore di Parole in Forma Scenica. Benvenuto Leonardo. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno qui nel nostro salottino. Con te Leonardo parliamo di Parole in Forma Scenica, vedo qui, uno dei momenti più importanti di tutto il percorso di esperienze giovani a teatro. È una materia che ho già trattato con il presidente, no, Gianpaolo Fortunati della Fondazione Venezia ancora qualche mese fa, anche l'anno scorso, insomma amo comunque tornare no, su questo argomento appunto del teatro perché coinvolge moltissimi giovani ma anche gli adulti, insomma siamo tutti potenzialmente coinvolti in questa bellissima esperienza. Allora, tu sei il curatore insieme a Cristina Palumbo, vero sì. Leonardo, di questo bellissimo progetto Parole in Forma Scenica, che è già partito, vero, a gennaio e andrà in onda, stavo dicendo, ma sarà in scena, diciamo, come progetto, sarà aperto e coinvolgerà tutti i giovani e meno giovani della provincia di Venezia fino al 12 maggio, quindi fino alla primavera. Sì. Allora, raccontami un po' com'è strutturato questo progetto, che è un progettone, vero? Sì. Quindi ho visto un comunicato bello tosto, denso, pieno, sì, denso, sì, pieno di notizie. Quindi insomma, hai il tempo per raccontarmi di tutto di più sul progetto che penso ti veda appunto coinvolto in prima fila, no? Sì, è un progetto che ha già qualche anno perché siamo alla quarta edizione, siamo partiti molto in minore, siamo partiti con un piccolo laboratorio di scrittura teatrale che vedeva come obiettivo finale un testo scritto dal gruppo di ragazzi che si era riunito e con Cristina Palumbo, che è la curatrice insieme a me di questo progetto, ma è anche un po' il Deus Ex Machina delle esperienze di giovani a teatro, abbiamo pensato sempre di più di avvicinare i giovani alla scrittura teatrale attraverso delle figure di riferimento nella cosiddetta drammaturgia contemporanea. Quindi grandi nomi, vero, di sì, autori e attori teatrali. Sì, soprattutto autori perché è convinzione di entrambi, insomma non solo nostra certamente, che la drammaturgia, cioè la scrittura per il teatro, stia vivendo un momento di grande fioritura, in Italia in particolare. Ci sono molti segnali che ci danno questa conferma e quindi il testo proprio, nella dialettica che sviluppa con tutti gli altri elementi che compongono la scena, ha un ruolo preminente e lo avrà anche in futuro. Per cui, siccome c'è una certa, come dire, una certa incapacità e poca conoscenza delle questioni legate alle scritture teatrali, che sono molte, abbiamo pensato di cercare di colmare in un po' queste lacune. Sì, sì. Sì, perché molti vanno a teatro, molti. Secondo me davvero ancora più gente dovrebbe avvicinarsi al teatro, vero? C'è magari un po' la pigrizia del dire vado, mi prendo il biglietto, mi sposto in macchina. Insomma, secondo me moltissimi amano il teatro, ma poi non tutti quelli che lo amano ci vanno. Mm. Questa è una parentesi, una mia considerazione, che penso mi coinvolge in prima persona, perché io lo amo e ci vado relativamente poco. Detto questo, uno va a teatro, ma spesso e volentieri non sa cosa ci sta dietro, no, il testo teatrale. Sì. E qui entrate in gioco voi, sì, diciamo, per colmare in qualche modo queste lacune, per avvicinare ancora di più i ragazzi, soprattutto i giovani, sì, alla scrittura, no, al testo drammaturgico. Sì.
in realtà volevo fare una parentesi, uh-huh, perché effettivamente Giovani a Teatro nasce proprio anche, oltre che nel suo comparto di esperienze, moltissimi laboratori che si occupano di tanti elementi scenici, non mi vede in prima persona protagonista, però è uno strumento molto utile anche perché viene in un certo senso facilitato l'ingresso ai giovani attraverso una riduzione notevole dei biglietti. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo, perché in tempi di crisi economica sono sempre belle notizie. Allora do qualche informazione al riguardo a livello proprio di spese, no? Ciascuno dei tre percorsi di parole in forma scenica, che poi mi presenterai in dettaglio, no? Li percorreremo insieme, ha un costo di 30 euro. Questo a livello di laboratori, vero? Quindi comunque costi esigui. Sì. Per partecipare ai laboratori, ecco, c'è un indirizzo mail, lo dico, esperienze@giovaniateatro.it. Quindi si può scrivere a questo indirizzo, esperienze@giovaniateatro.it, e chiedere informazioni o attuare l'iscrizione. Sì. Giusto, il telefono è 041 2201 930. 041 2201 930 o anche 34 finale. Per gli spettacoli, i biglietti Giovani a Teatro costano solo 2,50 euro. Veramente un costo minimo, ecco, quindi una spesa per le tasche anche dei più, insomma, parsimoniosi o di chi non si può permettere grosse spese, veramente esiguo. Prenotazioni al numero verde 800 831 606, per i non tesserati GAT biglietto unico 10 euro. Vabbè, anche se fossero 10 euro, comunque è una spesa affrontabile. I biglietti saranno messi in vendita al Teatro Fondamenta Nuove e al Teatro di Ca' Foscari dalle ore 19:30 del giorno di spettacolo. Beh, vedo che di informazioni ce ne sono tantissime. Avete un sito che magari si fa prima? Sì, ecco, il sito di Giovani a Teatro. Ecco, il sito www.giovaniateatro.it, penso appunto sia molto semplice questo l'indirizzo. Quindi invitiamo tutti quelli che non hanno preso appunti adesso che ho detto con carta e penna, che ho dato le informazioni, amici, vi potete collegare al sito di Giovani a Teatro. Quindi giovani e meno giovani, perché sono coinvolti tutti. Cliccate appunto sul sito e lì troverete tutte le informazioni sui costi e anche sulle modalità di partecipazione a questi bellissimi laboratori, vero? Sì. Perché tanti laboratori vengono organizzati da qui a maggio. Allora facciamo un excursus. Sì. Ci sono tre percorsi, hai detto, vero Leonardo? Sì. Ricordiamoli insieme, perché per ogni percorso ci sono laboratori teatrali. Sì, allora, quest'anno sotto parole in forma scenica appunto sono stati riuniti tre percorsi diversi. Mm-hmm. Comincio dal primo, che è più rilevante da un punto di vista della presenza di autori di spicco, e che è quello che vede riuniti Mariangela Gualtieri, grande drammaturga che scrive in versi, anima del teatro Valdocca, insieme a Paolo Puppa, Vitaliano Trevisani e Antonio Tarantino. Magari dopo dico due cose per ciascuno di loro. Sì, anche per ogni autore. Certo, e questo è Dal testo alla scena, il primo percorso. No, questo si chiama Caino Medusa, declinazione di drammaturgia, Caino Medusa. E diciamo che abbiamo voluto mettere in contatto gli iscritti a Giovani a Teatro dai 18 ai 29 anni con quattro esperienze di scrittura diversissime, autorevoli e diversissime. Quindi, lasciando perdere un po' il meccanismo degli anni precedenti di costruire un laboratorio da me condotto sulla suggestione di qualche scrittura, quest'anno abbiamo voluto proprio mettere a contatto gli autori con i ragazzi. Sono gli autori che conducono i laboratori. Che è già una grandissima fortuna per i ragazzi, perché avvicinare dei grandi del teatro, della scrittura drammaturgica, non capita tutti i giorni. No, è un'occasione secondo me molto importante. E, dicevo che sono molto diversi perché ciascuno ha il proprio stile, che può essere più epigrammatico, più didascalico, che tratta anche la realtà in modo diverso, lirico, piuttosto, in modo piuttosto così elevato, però allo stesso tempo ci può essere, che ne so, invece Antonio Tarantino che si racconta in modo più sarcastico e con una modalità di scrivere, secondo me, unica. Ciascuno di questi quattro ha caratteristiche che li rendono
assolutamente unici e che mettendoli tutti insieme possono dare il frutto di una vera e propria esperienza a tutto campo, a tutto tondo. Certo, con diverse sfaccettature in termini di scrittura, sì, no? Diversi stili proprio anche. Allora, che cosa succede? Che gli iscritti, abbiamo già avuto il momento di Paolo Puppa, gli iscritti si trovano immersi in un confronto diretto che parte, questa è anche un'altra novità del progetto di quest'anno, da un testo inedito che ciascuno di questi autori ha prodotto per l'occasione. In realtà nel caso di Mariangela Gualtieri invece lei ci ha fatto una controproposta e i ragazzi, che sono molti, stanno già lavorando sul suo ultimo lavoro, un colossale lavoro, è andato in scena a Torino da poco, che si intitola Caino. Gli altri tre invece producono o produrranno, insomma, un testo su un tema vergine dal punto di vista teatrale, che è quello della figura di Medusa, che ci è stato suggerito peraltro da una delle nostre migliori allieve dell'anno precedente. Ah, beh, quindi già una partecipazione creativa proprio dei vostri ragazzi. Sì. E con questi inediti loro partiranno in due giornate ciascuno, per ciascun autore, dove si studierà proprio dal di dentro, quindi non in termini accademici, conferenzieri, eccetera, ma dal di dentro le modalità di scrittura di ciascuno. Adesso abbiamo Tarantino a marzo e poi Vitaliano Trevisan ad aprile. Ecco, ti fermo un attimo, Leonardo, perché do le date precise, no? Poi sul sito di Giovani a Teatro penso ci siano appunto anche a livello di calendario tutte le informazioni aggiornate. Allora, Mariangela Gualtieri condurrà, ma questo l'ha già condotto, dal 26 gennaio, quindi è cominciato il 26 gennaio, verrà il 24 marzo, giorno del mio compleanno, tra l'altro me lo dico da sola, il laboratorio Non andartene, abisso dal mio fianco, sul proprio testo Caino. Sì. Mentre Paolo Puppa, come ricordato prima, 10 e 11 febbraio, quindi passato proprio di recente, e sempre condurrà appunto anche lui il suo laboratorio teatrale. Antonio Tarantino 29 e 30 marzo, quindi date prossime. Vitaliano Trevisan 26 e 27 aprile. Creeranno appunto tutti loro un testo sul mito di Medusa, contiguo al campo semantico del male. Ecco, il male è il grande tema, il vero, grande tema di tutto questo laboratorio, appunto di questo progetto. Faccio vedere, perché mi hai portato qui delle locandine, eccola qua, per esempio, no? Leggo qui: il silenzio è la seduzione del diavolo. Cos'è che c'è scritto? Più si tace, più il demonio diventa terribile. Ecco, qui c'è un volto anche direi inquietante di un'attrice, penso di una giovane attrice partecipante del laboratorio. E quindi questo è il grande tema, no? Molto filosofico, molto appunto drammatico. Sì, anche concreto però in realtà. E anche molto concreto perché il male purtroppo abita, alberga, no? Nell'animo umano, ma anche nella nostra società. Questa è l'altra locandina, parole in forma scenica, con questo bel rosso vivace che spero attirerà l'attenzione appunto sia dei partecipanti che poi degli spettatori, no? Sempre per dare una bella sterzata alla pigrizia a volte, no? Anche a livello un po' culturale, al di là dell'amore e dell'interesse che c'è per il teatro. Però mi dicevi prima, Leonardo, ed è giusto sottolinearlo, no? Per non essere poi magari troppo pessimisti, che il teatro italiano sta vivendo un vero rinascimento, vero autorale. Cioè, come mai secondo te di recente, no? C'è stata questa fioritura ancora della drammaturgia del teatro? Le spiegazioni possono essere molte. Io non mi inoltro in interpretazioni, posso parlare però di dati. Cioè c'è un incremento proprio registrabile di coloro che in termini amatoriali e non si provano nella scrittura teatrale. E questo è un dato incontrovertibile. Per cui nella grande dialettica che vede un po' il testo suprema realtà del teatro, oppure il testo completamente rifiutato, no? In alcune esperienze anche non lontane nel tempo, questo momento vede il testo certamente non come dire, egemone, però sicuramente presente. E quindi questo processo così di incontro con gli autori ci è sembrato molto, molto, molto importante e anche molto seguito negli altri anni. A questo proposito aggiungo soltanto che abbiamo pensato di dare anche un saggio invece, aperto ovviamente a tutti e non soltanto agli iscritti ai laboratori,
di ciascuna drammaturgia, per cui ci sono anche, sono previsti al Teatro Fondamenta 9 quattro spettacoli rappresentativi di questi stili, di queste, ma anche di queste forze emergenti, creative, proprio, sì, molto emerse in alcuni casi. Sì. Ecco, allora ricito, no, perché tu mi dai gli input, io allora ricordo ai nostri amici che ci seguono le date e anche i titoli, no, di questi spettacoli. Ricordiamo sempre al Teatro Fondamenta 9 di Venezia, che è un po' la regina, no, protagonista come città di questo bellissimo progetto, Venezia e provincia. Abbiamo qui quattro spettacoli e relativi incontri con il pubblico con drammaturgia degli stessi autori. Il 22 marzo la prima assoluta, quindi insomma una bella chicca, De Il buio era me stesso, di e con Mariangela Gualtieri, grandissima vero drammaturga, sì, una delle più importanti che ci sono. Molto particolare perché appunto, come dicevo prima, scrive in versi, ma sono versi che non si possono staccare dalla realizzazione scenica, non sono poesie recitate, sono versi che vivono della rappresentazione scenica, sì, della vita teatrale. Ecco, sì. Penso che questa sia un'immagine, vero, me lo confermi, sì, di Mariangela, Gualtieri, sì, ecco, sì, anche una donna, sia uno sguardo penetrante, sì, vedi, sì, dimostra, non so, mi dà l'aria, insomma, di essere sia una persona molto profonda, affascinante, sì, ecco, sì, come sì, donna. Sì, sì. Allora, dicevamo, Il buio era me stesso, prima assoluta, il 22 marzo, di e con Mariangela Gualtieri. Il 29 aprile, il debutto di Quattro stanze con bagno di e con Vitaliano Trevisan, sì, altro nome insomma importante, veneto direi dal cognome, sì, no? Sì, sì, vicentino, più o meno insomma nell'area vicentina, e questo, posso dire una cosa, sì, è l'unico caso in cui coincide lo spettacolo con il laboratorio, perché lo spettacolo di Vitaliano, che vedrà tra l'altro una grande attrice come Federica Fracassi al fianco, è proprio sulla Medusa, quindi c'è questa coincidenza che negli altri casi non c'è, perché i testi stanno venendo elaborandosi da parte degli autori. Nel caso di Vitaliano il testo era pronto, per cui eccolo, c'è proprio, qui lo vediamo, no, Vitaliano, qua, Vitaliano Trevisan. Vitaliano poi è un volto anche noto al grande cinema, insomma, sì, infatti, è un autore, sguardo, è un autore penetrante, molto anche intenso. Anche lui, sì, 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 sì. Insomma, davvero bei personaggi di grande levatura. Ecco, vediamo, sì, altre immagini in bianco e nero di Vitaliano Trevisan. Per la regia, questo suo debutto, no, nello spettacolo Quattro stanze con bagno, per la regia di Michele De Vita Conti. Sì. Quindi di e con Vitaliano Trevisan, ma la regia appunto di De Vita Conti. Proseguiamo con il 3 maggio, l'unica regionale di Gramsci a Turi. Gramsci a Turi di Antonio Tarantino, per la regia di Daniele Salvo, con la compagnia Fahrenheit 451. Questo è un piccolo capolavoro, anzi un grande capolavoro, di Antonio Tarantino, che è certamente tra i nomi più illustri del nostro teatro contemporaneo. Non è parente di Quentin Tarantino, no. Penso che glielo chiederà. No, non lo è. Ma non ha nulla da invidiare. No, infatti, regista, almeno dal punto di vista teatrale, no. Mm-hmm. Questo è un testo straordinario, molto molto sarcastico, ironico, ma anche drammatico, perché la forza di Tarantino è mettere insieme appunto dramma e comico, e dove viene un po' così, in termini inventati tarantiniani, proprio, ripercorsa la vicenda di Antonio Gramsci, però nessuno si immagini che sia uno spettacolo di tipo storico, non ha niente a che vedere. Quindi un po' spiazzante, sì, e originale da questo, sì, punto di vista, no? Ecco, proseguiamo come altra data, il 12 maggio, ancora in esclusiva per il Veneto, quindi insomma belle notizie per la nostra regione, intervista alla Marchesa, riflessioni di Luisa Casati, di Paolo Puppa con Milena Vukotic e Marco Gambino, quindi una, sì, grandissima Milena Vukotic, sì, ben nota insomma per essere poi la moglie, giusto, di Fantozzi, sì, ecco, non vorrei adesso, sì, peccare di cattiva memoria. E molto altro. Certo, molto, sì, altro, ma diciamo a livello nazionale popolare è molto, sì, viene rimasta identificata, sì, come, sì, la moglie di Fantozzi, sì, ma sì, grandissima, sì, attrice teatrale, sì, no, sì, Milena, sì, Vukotic. Sì, grande signora del teatro, che è protagonista di un testo verboso potente di Puppa, è un dialogo tra due personaggi, tra un personaggio
non voglio svelare gli arcani, perché certo, se lasciamo un po' di suspense. Ma è molto forte anche questo testo, al di là della presenza di una grande attrice. Ecco, chi è come questo lei. Attore? Questo invece è proprio Puppa, è Paolo Puppa, sì, che è anche spesso lui. attore, interprete dei propri testi, dei propri monologhi. Ha una grandissima produzione, pubblicata anche e tradotta anche all'estero, ed è un personaggio molto, molto rilevante nel panorama drammaturgico, oltre ad essere un famoso professore universitario, insomma, sì, studioso del teatro. Da un'altra angolazione, il Puppa, più o meno tutti quelli che hanno a che fare col teatro passano per lui. Sì, sì, ho fatto lettere, filosofia, però il testo di Puppa era ovviamente incluso tra i nostri libri per gli studi. Allora, abbiamo citato questi quattro appuntamenti importanti, associati a questi quattro importantissimi nomi, appunto, di autori, drammaturghi, e poi anche abbiamo nominato importanti attori e registi. Passiamo anche ad altre informazioni, perché ce ne sono tantissime, lo ricordo, è un progettone, quindi non voglio che poi il tempo fugga. Vedi, ho già il lampeggio che ho 4-5 minuti ancora, voglio allora dare tutte le informazioni. Sì. Vedi che è volato, caro Leonardo. Bisogna parlare velocemente degli altri due tronconi del progetto. Sì, leggo qui: dal testo alla scena, laboratorio condotto da Babilonia Teatri, la giovane compagnia veronese che il 23 febbraio, quindi tra pochissimo, presenterà per giovani a teatro l'ultima produzione di End, la fine in inglese per chi non mastica l'inglese. Dal 28 marzo al 20 aprile prenderà in carico i risultati del laboratorio di drammaturgia realizzati nella precedente edizione, quindi analizzerà i testi con una propria ricerca ed elaborazione artistica, per produrre un originale esito scenico in programma il 19 aprile al Teatro Fondamenta Nuove di Venezia. Ecco, vediamo altre immagini. Queste Valeria di Babilonia Teatri. Mm-hmm. Hai detto tutto tu. Posso dire solo che The End è una riflessione sulla morte, o sul rifiuto della morte in epoca contemporanea, insomma, una riflessione molto profonda come tutte quelle di questo gruppo veronese. Ricordiamo appunto che la morte è il tema filosofico che permea di sé tutto il progetto. Sì, il male e la morte, in un certo senso sì. Ah, ecco, il male. Però la morte ha a che vedere. Sì. Una delle sfaccettature, insomma, del male. La cosa molto interessante è che loro si sono messi in gioco, e noi anche, prendendo in carico nel loro modo assolutamente personale questi testi prodotti l'anno scorso, e non sappiamo assolutamente, ci sarà un laboratorio dedicato a chi ha scritto l'altro anno e anche a chi voglia partecipare ora. Vediamo che cosa succederà di questi testi nelle mani dei due geniali Babilonia. Sono molto curioso, perché oltre a The End ci sarà anche la restituzione scenica di questi tre testi. Non sappiamo assolutamente nulla, lo scopriremo solo dopo il laboratorio. Lo scopriremo solo vivendo. No? Come cantava Battisti. Sì. Ecco, ricordo, i laboratori di parole in forma scenica sono dedicati agli iscritti a giovani a teatro, quindi bisogna iscriversi, vero? Lo ricordiamo. Con card, quindi carta di adesione, diciamo, dai 18 ai 29 anni. Le iscrizioni sono aperte, quindi amici giovani, insomma, perché dai 18 ai 29 anni, quindi è riservata una fascia comunque di età giovane, sono aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale, quindi invitiamo tutti a iscriversi. Sì. Ecco. Posso aggiungere una cosa? Ma devi. Ecco, allora c'è poi il terzo troncone, la terza gamba, che è quella di gestita invece dal punto di vista scientifico da Paolo Puppa, e che vede in azione sei giovani autori-attori, diciamo, cioè persone che si scrivono i testi e poi li portano da soli in scena. È un si intitola Il teatro delle lingue. Ecco, sì, la terza sezione, diciamo. Terza sezione, sì. Sottotitolo, ovvero Una solitudine molto rumorosa, dal 9 al 24 marzo. Questo al Teatro Giovanni Poli. Sono momenti di incontro pre e post spettacolo, e poi lo spettacolo di questi sei giovani già molto famosi autori/attori. Vedo qui provenienti da Puglia, Lazio e Valle d'Aosta, quindi regioni specifiche e circoscritte. Il professor Puppa ha pensato molto che riflette su questa tematica dell'assolo teatrale, e a noi sembrava perfettamente in consonanza con gli altri due, per cui siamo molto felici. Siete riusciti a inserirlo all'interno di questo bellissimo progetto Parole in forma scenica. Allora, ricordo, perché siamo in chiusura, che il Teatro delle Lingue, che hai appena citato, è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Quindi davvero Venezia si è messa
proprio di impegno anche con i contatti con l'università, con enti culturali, con i suoi giovani creativi come te, per dare lustro, insomma, e un'apertura nuova a questi giovani, vero, con la Fondazione Venezia, Euterpe, quindi moltissime forze, una grande sinergia per avvicinare ancora di più i giovani al teatro. Certo. Bene, questa è una bella notizia, quindi invitiamo soprattutto i giovani allora ad iscriversi a questi laboratori che poi porteranno anche a rappresentazioni teatrali splendide, insomma davvero imperdibili, molte prime in regione, prime assolute, quindi davvero amici, togliamoci, lo dico a me per prima, un po' questa pigrizia di dosso e andiamo a teatro, perché è un mondo meraviglioso che ci permette un'analisi, no, interiore, un'analisi della società senza insomma forme un po' pesanti a volte o didascaliche, no? Ci si può divertire, ci si può insomma avvicinare con una riflessione profonda a questo mondo, insomma, del teatro. Allora, salutiamo e ringraziamo Leonardo Mello, perché vedo qua, grazie, i lampeggini, sì, che vanno prepotentemente in velocità. Ricordiamo allora che per ogni informazione, lo dico in chiusura, potete collegarvi, amici, al sito www. Qui vedo un secondo sito, esperienze-giovaniateatro.it o comunque al sito di giovaniateatro.it. Allora io ti ringrazio, Leonardo, in bocca al lupo per tutto. Amici, appunto, salutiamo il nostro ospite. Vi aspetto tra pochissimo, dopo la pausa pubblicitaria, con un'altra gentile ospite. Lei è Roberta Rigatto, vicepresidente dell'associazione Fantalica. Parleremo di Un mondo d'acqua, percorsi tra arte, danza e teatro, quindi anche qui c'è teatro, a Padova fino a maggio 2011. A tra poco.